Mancano 4 minuti alla mezzanotte a Hong Kong, quindi arrivano le bandiere, vedete, no? Perché fino ad ora abbiamo visto l'Union Jack e la bandiera proprio di Hong Kong sotto, colonizzata da Londra. Adesso invece vedrete, arriva la bandiera cinese della Repubblica Popolare e la bandiera di Hong Kong, che rientra, diciamo, in qualche modo in Cina. E li vedrete. Ecco Achille, chiamerei anche Achille D'Amelia in diretta da Hong Kong per commentare il momento più solenne. Questo è il momento per cui questo collegamento valeva la pena di essere fatto. È la storia che si crea sotto i nostri occhi. È il ritorno dei cinesi a casa loro dopo 159 anni. È un balzo di orgoglio dell'Asia, i cui capi, i capi di Stato e di Governo riempiono questa sera la sala delle celebrazioni. Credo che valga la pena lasciare la cerimonia solo con gli effetti. Una davanti, la Cina e la Gran Bretagna. C'è da pensare, che the Union flag questo and the Hong Kong flag will now be lowered. And the national flag of the People's Republic of China era rigidamente and the Hong Kong la bandiera cinese. Poteva sventolare tutto al più sulla Banca di Cina e sull'Agenzia di Informazione cinese. Oggi sale con tutti i diritti sul pennone, mentre scende l'Union Jack. Ci sono sempre dei momenti vuoti in queste cerimonie. Ecco, Dio salvi la regina. Oltre alla bandiera inglese, l'Union Jack, scende anche la bandiera di Hong Kong, che ha sulla parte superiore la bandiera inglese e nel tondo bianco lo stemma di Hong Kong. Ora è il momento dei cinesi. Le navi del porto stanno facendo suonare la sirena. L'altra bandiera rossa che vedete accanto a quella cinese è la bandiera della nuova regione amministrativa speciale di Hong Kong. Al centro porta i fiori di Bauinia, che è stranamente un ibrido sterile, cioè un fiore che non riproduce se stesso. La pianta cresce solo per talea, non dà frutti e non dà semi.
viene piegata la bandiera inglese con una procedura che oggi abbiamo visto ripetersi più volte, sarà consegnata al principe Carlo e con lui e con Patten tornerà in Inghilterra. Ora le guardie inglesi e quelle cinesi dovrebbero presentare le armi e salutare il principe e Patten, l'ultimo governatore, che se ne vanno. Please be seated. Siete pregati di prendere posto. 现在请中华人民共和国主席江泽民阁下讲话。 His Excellency Mr. Jiang Zemin, President of the People's Republic of China, will now speak. Gli annunci vengono fatti in mandarino. C'è una mandarino. Variazione di programma in attesa. Il presidente cinese prende la parola saltando due o tre gradini del cerimoniale. Sua Altezza Reale, Primo Ministro, autorità, signore e signori, la bandiera nazionale della Repubblica Popolare Cinese e la bandiera regionale della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese sono state formalmente alzate. In questo momento Hong Kong è al centro dell'attenzione ed è su di noi che si pongono tutti gli sguardi del mondo. Come previsto ai sensi dell'accordo congiunto dell'84, oggi si verifica formalmente il passaggio dei poteri e la creazione della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese. Questo è un momento di gioia, di festeggiamento ed è anche un momento che segna la vittoria della causa internazionale di pace e giustizia. Il primo luglio 1996 passerà alla storia come un giorno che dovrà essere ricordato in eterno. Il ritorno a Hong Kong, alla Cina, dopo più di un secolo di vicissitudini, testimonia di come veramente adesso questo è un territorio che fa parte della Cina e Hong Kong è adesso entrato in una nuova fase di sviluppo. La storia potrà permetterci di ricordare Deng Xiaoping per il suo concetto un paese, due sistemi, ed è ai sensi di questo ideale che siamo riusciti a risolvere la questione di Hong Kong grazie a negoziati diplomatici per arrivare a questo trasferimento, questo ritorno di Hong Kong alla patria.